Bene, buongiorno a tutti, un cordiale saluto a chi sta da questa parte del tavolo e soprattutto chi sta di fronte, in particolare a tutti coloro che vengono da fuori. Ma anche con un po' d'orgoglio porgo questo saluto perché, come accennava Walter Vitali, quest'idea è nata qui a Bologna, confortata anche dall'università. Ora se ne sono aggiunte altre 8. E anch'io ritengo che fosse un po' la sede naturale, perché l'alma mater, non a caso si chiama Alma, e continua ancora a generare, anche in questo caso ha generato un'iniziativa che è degna di attenzione, cui auguriamo il percorso migliore. Che cosa ci insegna e che cosa può insegnare e dare questa iniziativa? Io credo due brevi spunti di riflessione, perché il sindaco è già stato così completo, organico nel suo intervento e non c'è molto da aggiungere come saluto benaugurante. Se è vero che siamo in un'epoca della conoscenza, è altrettanto vero che in alcune materie, in alcune discipline, scontiamo un grande deficit di conoscenze. Non per cattiva volontà, ma voi prendete gli amministratori, adesso qui il sindaco se n'è andato, ma credo che sia quello dell'amministratore proprio al fronte un mestiere pressoché oggi impossibile, una grande sfida, travolti dall'ordinaria amministrazione e dalla quotidianità. Questo vuol dire che questo deficit di riflessione oggi, che è acuito da ben altro, ecco, l'amministratore lo sconta, è proprio lui che deve progettare e ha un dovere progettuale, si trova a dover spesso decidere, per mancanza di tempo, per mancanza di progettualità e di visione, cose invece che dureranno. E allora questo, concepire questo urbanite, vero, e tutto ciò che vi è collegato, come un mezzo, un grande interlocutore del mondo imprenditoriale e del mondo degli amministratori, del mondo degli amministratori. Se è vero che l'università è un, come è vero, e l'Alma Mater come studio generale lo è più che mai, un grande giacimento culturale, credo che ci sia motivo di ben sperare e di chiamare l'università a compiere fino in fondo proprio il suo dovere. Il valore dell'università lo è stato in passato, lo dovrà essere sempre più, lo si misura dalla sua utilità sociale. Il resto è narcisismo individualista oppure inutilità e talvolta, ahimè, è altro. Credo che quello il criterio, l'indice di utilità sociale sia questa, si parla di prima, seconda, terza missione, io non so che missione sia questa, quale numero nel decalogo, credo che sia quello della utilità sociale. E l'Università di Bologna credo che per questo sia. E il ricordare che alla nascita di questa all'università, allora con me, allora io coinvolsi anche l'allora rettore, direttore del Dipartimento d'ICAMI, il neoeletto collega Francesco Bertini, faccia ben sperare anche in questa direzione. Dicevo agli amministratori che scontano, oltre alle problematiche tradizionali annose, giuridiche, vero, di personale, tutto, non aggiungo nulla perché tutto sappiamo, basta oggi aprire gli occhi un attimo per vedere le problematiche nuove che oggi interessano le città e le metropoli. Penso solo a questa crisi della finanza nazionale rispetto agli enti locali, della finanza derivata, che dove i comuni, ecco, sono chiamati a fare gli esattori e non i beneficiari dei trasferimenti. Penso al discorso dell'immigrazione, che non si ferma, come il volo degli uccelli, non si ferma, state tranquilli. E poi penso alla disoccupazione giovanile, parliamo di tre problemi che 15 anni fa chi amministrava non li aveva. L'altro punto proprio, e ho finito, è quello già a cui accennava il sindaco, del coordinamento. Mentre il primo deficit, quello culturale, ormai è universale, vero? In questo mondo sincronico che vive sotto l'egida della dittatura del presente, tutti scontiamo un deficit di conoscenza storica che è una tragedia, soprattutto per i giovani.
L'altro punto invece è tipicamente italico, è quello di tutti gli orticelli, è vero? Ognuno fa il suo e questa è una disciplina oggi su cui c'è un fiorire di iniziative proprio dal punto di vista giuridico, amministrativo, degli ingegneri, degli architetti, dell'ambiente. C'è un pullulare di iniziative dove qui si rischia che proprio ogni gallo canti, ma che il sole non sorga mai. E allora questo bisogno di coordinamento, proprio già il sindaco accennava prima anche alla responsabilità dell'ANCI, ecco l'ANCI sia responsabile proprio fino in fondo. Anche allora Urbanit può essere questo proprio uno degli interlocutori principali anche per mettere in dialogo questi interlocutori. Grazie, buon lavoro.